tutti. Grazie. Grazie onorevole Cassese. Ha replicato l'onorevole Giampaolo Cassese. La prossima interrogazione di Coraggio Italia illustra e replica l'onorevole Maria Teresa Baldini. Sostegno degli allevatori in relazione al prezzo di vendita del latte crudo. L'onorevole Baldini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente, grazie Ministro per questa interrogazione sul prezzo e sul costo del latte. Nel gennaio 97, quando gli allevatori per la prima volta hanno protestato, hanno blindato l'INATE col regime delle quote latte, il prezzo medio del latte partiva da 840 lire e arrivava a 1000 lire al litro, più i prezzi, i premi di qualità e IVA. Il consumatore mediamente spendeva dalle 1300 alle 1600 lire per un litro di latte fresco di alta qualità. Oggi il prezzo alla stalla del latte di 35 varia da 35 a 38 centesimi al litro, tenendo presente che ci sono gli aumenti dei costi di produzione legati al rincaro degli alimenti usati per nutrire, quindi mais, soia, spese di energia e costi dei prodotti. Il costo del latte allo scaffale è di 1,50 a 1,90 al litro. Oggi il costo del latte alla stalla è più basso del 97 e i prezzi del latte allo scaffale sono 4 volte tanto. Nel 97 erano il doppio. Quindi è il prezzo così basso da non coprire i costi di produzione e costringere molte aziende a cessare attività. Grazie onorevole Baldini. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. È del tutto evidente che una situazione già complicata per il prezzo del latte alla stalla riconosciuto nel nostro Paese è incrudito dalla situazione dell'aumento dei costi di produzione. Il costo della mangimistica è aumentato dal 50 al 70%, quindi è evidente che non è un elemento che può sfuggire alle politiche di governo. Io dico che dal punto di vista strutturale anche il percorso che sta ancora svolgendo il decreto legislativo di recepimento delle pratiche sleali avrà un impatto importante. Come noto, non saranno più possibili contratti che stanno al di sotto dei costi di produzione che verranno valutati di SMEA, in particolare l'articolo 5,2 dello schema di decreto legislativo. Quella è una misura strutturale che avrà i suoi effetti nel tempo e oggi però la contingenza ci porta a dialogare con il settore lattiero-caseario. Abbiamo convocato il 30 settembre, quindi la scorsa settimana, un tavolo con tutta la filiera. Un tavolo che sta dando i suoi frutti e i suoi risultati. Il dialogo è fitto. È chiaro che noi chiediamo alla filiera un gesto di corresponsabilità per garantire un aumento del prezzo riconosciuto al litro alla stalla. Come si riconosce questo aumento? Ovviamente distribuendo l'effetto sulla filiera, un effetto che non può essere a carico soltanto di una componente, quindi della trasformazione, dell'industria o della grande distribuzione o del consumatore, ma riteniamo che ci sia lo spazio per poter almeno per un periodo transitorio, fino a quando almeno i prezzi dei mangimi non tornerà dei livelli normali e quindi ci sarà un abbassamento del prezzo e del costo dei fattori della produzione per chi produce latte, almeno per un periodo transitorio, di garantire un innalzamento di almeno 3 centesimi del prezzo riconosciuto alla stalla. Crediamo che ci siano le condizioni per farlo, stiamo ragionando costantemente in queste ore, questa settimana riconvocherò il tavolo e spero di riuscire a in qualche modo a trovare assieme a tutta la filiera una soluzione e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa la cui bozza è già circolata e su cui stiamo raccogliendo le osservazioni di tutto il settore. Grazie. Grazie signor Ministro. È aperto un tavolo con la filiera lattiero-casearia per adeguare il prezzo di vendita del latte alla stalla. A questo punto non possono più aspettare, di tavoli ne vedono tantissimi. Occorre un prezzo compatibile proprio con la sopravvivenza delle aziende zootecniche da latte. Ci sono investimenti che devono fare queste persone. Le strutture aziendali hanno bisogno di impianti di mungitura adeguati, di trattori, di carri. Hanno bisogno di programmare il loro lavoro. Ci sono molti contratti che fanno con aziende, con casifici e troppe volte non vengono rispettati, vengono modificati in negative perché seguono poi contratti con clausole che seguono l'andamento del mercato. Il rischio è sempre a carico degli allevatori. Vede Ministro, il latte è l'unica cosa che paga tutto il loro lavoro per un'azienda
bottiglia zootecnica da latte. Il latte oggi viene pagato veramente meno di una bottiglia di acqua di vetro. Il latte italiano di altissima qualità, grazie al lavoro di queste persone, stanno lavorando e hanno sempre lavorato 360 giorni l'anno. Rappresentano veramente sentinelle del territorio e producono un alimento fondamentale per la nostra salute. Per la nostra salute e per la nostra economia. Io sono orgogliosa che l'Italia sia produttrice dei formaggi di altissima qualità, ma dovremmo essere anche orgogliosi di avere ancora delle persone che combattono per mantenere attiva la loro produzione. Oggi non ci riescono più e quindi le aziende piano piano chiuderanno e lasceranno spazio a realtà molto diverse. Anche le aziende zootecniche sono aziende. Quindi occorre un prezzo minimo del latte che dovrebbe essere stabilito e spero, Ministro, che prenda a cuore la realtà degli allevatori. Grazie, onorevole Baldini. Passiamo all'interrogazione.